lo studio della scrittura. Oggi ne parliamo con Rosanna Travascia, esperta grafologa lucana. Rosanna, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro tu collabori, sei a stretto contatto con le forze dell'ordine, sì. Non solo lucane. La grafologia serve a tantissime cose. Che cos'è la grafologia? Allora, la grafologia è una scienza umana interdisciplinare in connubio con le altre scienze, con la psicologia, con la sociologia, con la psicanalisi, con la neurofisiologia, nonché anche con la medicina. E la figura del grafologo è poliedrica. Qual è la differenza tra il grafologo e il calligrafo? Allora, siamo soliti confondere il grafologo con il calligrafo. Il grafologo differisce dal calligrafo in quanto quest'ultimo opera soltanto un confronto formale tra lettere omografe. Il grafologo analizza il gesto, il movimento, il dinamismo e la personalità degli autori degli scritti presi in esame. Quali sono i campi dell'applicazione della grafologia? I campi di applicazione della, e di indagine della grafologia sono molteplici, in quanto l'analisi della personalità può essere convogliata verso finalità specifiche differenziate che riguardano il settore dell'età evolutiva per adottare strategie soprattutto nell'individuare patologie pre-peri e post-natale, nonché nella consulenza scolastica per lo screening sui problemi di apprendimento attraverso il disegno, attraverso il non verbale. Dobbiamo ricordare, sottolineare che il grafologo non chiede di parlare e questo agevola non solo il bambino, anche in età prescolare, perché il disegno è uno strumento di conoscenza valido. Non è uno strumento empirico come si è soliti pensare. La grafologia viene usata anche nelle società per la ricerca, per la selezione del personale. E la grafologia trova largo impiego nella consulenza peritale e giudiziaria per stabilire l'autenticità o l'apocrificità di uno scritto. E poi la grafologia può essere impiegata anche nella grafoterapia. La riabilitazione, non dimentichiamo che anche molti giovani sono colpiti da ictus, quindi la riabilitazione alla scrittura. Senti Rosanna, tu sei anche giudice non togato e ovviamente collabori, come ho già detto, con le forze dell'ordine. Ti è mai capitato un caso particolare, senza entrare ovviamente per questioni di privacy nello specifico? Sì, sì, mi è capitato anche di dover grafologare scritti ufficiali e di atti molto importanti. Sì. Delicati.